Sabato 10 di giugno 2023, messaggio settimanale ricevuto a Nazaré, Portogallo, trasmesso dalla Vergine Maria Rosa della Pace al veggente frate Elias del Sagrado Corazón di Gesù. Cari figli, quando un'anima non accetta o non accoglie profondamente la volontà di Dio, è un'anima che invia un messaggio all'universo dicendogli che farà la sua volontà. Vedete in questo l'esempio della mancanza di consapevolezza e del discernimento di chi decide da solo. La volontà di Dio non è un regolamento, è un'espressione sconosciuta del suo amore. La volontà di Dio non è autoritaria. È un riflesso della carità del Padre con tutti i suoi figli. La volontà di Dio non è una restrizione, è l'infinita emanazione della sua sapienza e della sua insondabile misericordia. Quando l'anima non riesce a abbracciare questa realtà e inclina alla sofferenza, perché, figli miei, non c'è nessun altro che rispetti umilmente la libertà dei suoi figli come Dio. Quando nulla sembra avere senso, è allora che l'anima più dura ricordano Dio. Ma come madre, che fin dall'inizio ha vissuto nella volontà del Creatore, vi invito a vivere l'esperienza di abbracciare la volontà di Dio in modo da perdere il controllo che pensate di avere. Se amate la volontà di Dio, la conoscerete. Se vivete nella volontà di Dio, non ci saranno limiti, perché l'essere sulla superficie della terra sia specchio vivente di quella volontà. Proprio come la verità di mio figlio vi rendere liberi. Anche la volontà di Dio, passo dopo passo, è una obbedienza, vi libererà da voi stessi. Pensate quante volte quotidianamente smettete di vivere la volontà di Dio e vivete la vostra volontà, una volontà priva di fondamento e soprattutto priva di amore. Così, figli miei, vi renderete conto se siete vicini o lontani da Dio. Come madre, auguro il bene alla vittoria di Cristo in coloro che decidono di essere niente e che decidono di vivere nella sapiente volontà dell'Eterno Padre. Vi ringrazio per aver risposto alla mia chiamata. Vi benedice vostra madre, la Vergine Maria, Rosa della Pace.